Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su LEGO Pirati dei Caraibi per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio finalmente abbiamo incontrato il leggendario Davy Jones. Gli abbiamo rubato le chiavi per aprire il forziere contenente il suo cuore. Lui però se n'è accorto naturalmente e mentre Will stava cercando di tornare alla nave per, diciamo, consegnarle queste chiavi, Davy Jones ha liberato il Kraken e quindi Will, per evitare di essere mangiato, è tornato sull'olandese volante. Oggi dobbiamo proseguire la nostra avventura su questo titolo, completando insieme il capitolo 4, Isla Cruces. Ed eccoci qua. Jack si è rifugiato sulla terraferma, naturalmente, per non essere catturato dal Kraken e da Davy Jones. Stanno cercando di capire dove si trova il forziere. Mi sa che ha incontrato una sua vecchia fiamma, Jack. Qui non capisco cosa ci sta dicendo, perché ha tirato fuori un omino a caso. E questo qui mi sa che è un ex soldato della Compagnia delle Indie Orientali, se non addirittura l'ex di Elizabeth. Ah, ma è Elizabeth quella! Non l'avevo mica riconosciuta! Ma dimmi te. Allora, è Norrington, disonorato! È vero, perché gli era scappato probabilmente Jack Sparrow. Allora, intanto raccattiamo la pala. Poi usiamo Jack. Perché dobbiamo cercare, per esempio, una bella banana da consegnare a uno dei due là. Allora, la banana la possiamo trovare qua. Tac, bella e pronta. Vieni, una bella banana tutta per te. No, dove vai con la barca? Allora. Oddio, gli stanno correndo dietro le scimmie, guarda lì che roba. Via, lasciatelo stare. Niente, è sparito. Allora, Jack. Ci sono 5 forzieri da recuperare. No, scusa Elizabeth. Però non capisco cos'è quel simbolino. Deve essere probabilmente una specie di cuore. Ragazzi, via. Oh, l'ombrellino, trovato. Guarda, al primo colpo l'abbiamo trovato. Vai a dare una mano al tuo amico, va. Ciao, Jack. Cerchiamo di recuperare anche il prossimo forziere, che si dovrebbe trovare qua. Norrington. Ah no, è un castello di sabbia questo, con dentro un forziere. E c'è un tridente? Cosa me ne faccio di un tridente? Boh, vabbè. Prossimo forziere. Questo qui è ancora qui che sta fuggendo dalle scimmie. Era meglio se richiedevi una pistola come in uno degli episodi precedenti. Allora. Comunque quello è il tridente che Jack deve recuperare in La vendetta di Salazar. Non presente purtroppo all'interno di questo gioco, perché questo titolo è uscito prima che venisse rilasciato al cinema il quinto film della saga dei Pirati dei Caraibi. Visto come l'avete chiesto nei commenti. Allora, abbiamo trovato qualcosa. Cosa abbiamo trovato? Ah, probabilmente i pezzi mancanti
della catapulta, mi sa. Quello che mi chiedo è cosa ci dobbiamo mettere lì sopra. No, dobbiamo sparare da quella parte. Però devo capire che cosa dobbiamo sparare. Allora, ultimo forziere che si trova là in fondo. Qui però ci sono le sabbie mobili, eh. Infatti. Allora, qui non c'è niente, però forse... Eccolo, un proiettile. Una bella noce di cocco gigante. A posto. Allora, gira. E spara. No, mi sa che il lancio non è andato a segno. Dobbiamo recuperare un altro proiettile, quindi il primo non va sparato da quella parte. Ma va sparato contro quella nave... mezza distrutta. Guardate quel granchio bianco che se la viaggia sulla spiaggia. Ma cos'era una... ma era una stella marina gigante? Mio Dio. Qui ho trovato delle bombe. Da lanciare non si sa dove. Magari di qua. No. Ciao. Si levi. Qui c'è qualcosa. Infatti siamo saliti sopra. Vai qua Jack, bravissimo. E sono arrivato da questa parte. Ah, è vero, perché l'ultimo forziere si trova qua. Vuoi vedere che devo scavare? Oh, oh cacchio! Non mi aspettavo un granchio gigante però, eh. Allora, dobbiamo bombardarlo con le noci di cocco. Sono le stesse di Rafiki. Noci di cocco splendide. In fila per tre, per tre, per tre. Vai. Vediamo se va a segno. Boom, baby. Mi serve un altro proiettile. Bravissimo Jack. Ancora un colpettino e poi quel granchio ce lo mangiamo sotto forma di sushi. Bye bye. Allora Norrington, fai che venire tu perché abbiamo bisogno di scavare. Però mi sa che lui non... Jack, fai che prendere una pala anche tu, va, datti da fare. Perché Norrington non può andare dall'altra parte. Opla. Questo forziere qua è un po' più grosso. Eccolo. Questo è il forziere contenente il cuore di Davy Jones. Eccolo lì. È arrivato. È arrivato anche Will. Uno vuole liberarsi di Davy Jones, l'altro invece vuole salvare il padre. E l'altro invece vuole tornare nell'esercito della Compagnia delle Indie Orientali. Aia. Via 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 ragazzi. La ciurma di Davy Jones ci dà la caccia.
Ah, me la ricordo sta scena qua, è fantastica. Dobbiamo inseguire Jack che ha le chiavi. Jack, vieni qua. Cosa sta facendo? Ma no, ma sta scappando a bordo di un maiale. Guardalo. Vieni qua, codardo. Guarda come scappa. Vieni qua. Cosa me ne faccio di questo? Allora, è un ingranaggio che dobbiamo portare da qualche parte. Mi piace che Will sta guardando nel mentre noi facciamo tutto il lavoro sporco. Ho una cassetta per gli attrezzi. Ciao, dati da fare anche te, va, per favore. Perché se no Norrington fa tutto il lavoro sporco. Poveraccio. Voilà! Allora, quello è da colpire. Ottimo lavoro. Perché così abbiamo sbloccato una passerella che ci permette di procedere. Altra passerella! No. Vi dovete dare una mano qua. Perché se tiri via la spada, torna su. No. Bisogna cercare di... Ah, ok. Bastava mollare la spada. Perfetto. Così possiamo sbloccare questa. E ciao Will. Ciao Jack. Guarda come scappa di nuovo. Codardo! No, io non la posso prendere. Dobbiamo procedere all'esterno della torre. Ah, aspettate, devo dar fuoco lì a qualcosa. Vai Will, salta. Almeno arrampica, ti fai qualcosa, insomma. Ma queste risate sono dei pirati di Davy Jones? Mi sa di sì. Allora. Opla. Scaletta sbloccata. Eccolo. Guarda come scappa. Vieni qui, Jack. Sì, vabbè, anche te però. Infatti sono là sotto, ci stanno aspettando. Ci stanno aspettando. Gran colpo. È circondato. Perfetto, gli abbiamo tirato via tutti i cuoricini. E signori, si balla. Lui è scivolato giù a bordo del maiale. Caspita. E gli altri due partono. Jack. Vai ragazzi. No 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 no. Dobbiamo infilarci dentro. Come faccio a infilarmi lì dentro? Jack, vieni qua. Ok, sono dentro. Almeno lui è dentro. E... da dove caspita sei entrato? Jack! Ecco qua. Ciao! Oddio, che duello spettacolare! E adesso dove è andato? Ah, è lì! Maialino! Ed è tornato dentro. Jackie. E rieccolo lì. Eccoci qua. Secondo cuore andato. Adesso lui si trasferisce di nuovo fuori. Mi piace il maialino che se la prende proprio comoda.
E di nuovo dentro. Eccolo che arriva. Facciamo che cambiare un po' personaggio, va. Norrington, dai, così ti prendi qualche piccola rivincita su Jack, tirandogli via qualche cuoricino. Sentite la musica, che spettacolo! Ah, adesso si è trasferito anche lui all'esterno. Vieni qua, Jackie. Guarda che mi fa cadere giù. Ancora. Oh, gli abbiamo tirato via tutti i cuoricini. Dov'è finito? Intanto loro stanno ancora scappando. Via! Che strike! Che strike! Eccolo lì, il cuoricino di Davy Jones. Se l'è messo in tasca, fantastico. Ha messo la testa di quello lì. Dobbiamo salvare Elizabeth. State alla larga da lei. Mamma mia, guardalo come li picchia. Vieni qua. Voilà. Ne mancano solo due. Lasciate stare Elizabeth. Ne manca solo uno, è rimasto da solo. Perfetto. Li abbiamo eliminati tutti quanti. Guarda che Jack sta scappando. Guarda Norrington, zitto zitto. Gli ha tirato un remo in testa. Fantastico. Perfetto. Peccato che Norrington non sa che ha preso praticamente un forziere vuoto. Aia. Ah, furbo lui però. Furbo. Non pensavo avesse recuperato anche il cuoricino. Pensavo avesse preso solo il forziere. Mamma mia, che episodio emozionante. Va bene ragazzi, come sempre direi che possiamo terminare questo episodio di Lego Pirati dei Caraibi qua. Gran bel episodio. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video sempre qui su Lego Pirati dei Caraibi. Alla prossima ragazzi.